Ciao, gente. Oggi vi racconterò della volta in cui gli Avengers hanno affrontato l'ultima sfida con Thanos. Questo è The Avengers, Beyond Earth's Mightiest. Cominciamo! Dopo aver affrontato il titano color pervinca, gli Avengers tornano a casa e scoprono che la Terra è sparita. Sono alquanto scioccati. E poi ricevono un messaggio. Avengers, rispondete! Avengers! Vedova Nera e Ant-Man sono rimasti a difendere il forte e, vedendo Thanos dirigersi verso la Terra, rimpiccioliscono il pianeta che diventa microscopico. Un bel piano, però devono trovare un'altra soluzione al problema Thanos, perché questa è un'operazione faticosa per Ant-Man. Fatevi venire un'idea, non posso resistere per molto. E a proposito del Leviatano color lavanda, Thanos arriva e atterra sulla Luna. E ora Captain America ha un'illuminazione. Dobbiamo impedire che Thanos trovi la Terra. Ho detto Captain America? No, Captain Ovvio. Andiamo un po' avanti. Gli Avengers combattono contro Thanos sulla Luna, ma nessuna mossa funziona. Ora basta! Che alito cattivo! All'inizio volevo mandare in frantumi il vostro mondo, ma adesso lo colpirò dritto al cuore. Alitandoci sopra. Uccidendo gli abitanti, il vostro tentativo di nasconderla fallirà. Thanos fa il suo annuncio in mondovisione, mentre Tony spiega a Natasha che bisogna riunire tutte le nazioni e farle collaborare per sconfiggere il nemico. Poi Thanos si ricorda che anche l'osservatore è rintanato sulla Luna, quindi va a trovarlo. Cerca la Terra usando la sua attrezzatura per l'osservazione, assorbendone le informazioni con la fronte. Nel frattempo, Vedova Nera chiede ai leader mondiali di dare agli Avengers accesso alla rete elettrica, ma non sono molto collaborativi. Thanos trova la Terra con lo strumento dell'osservatore, la gonfia come un pallone da beach volley e parte alla sua conquista. Gli Avengers vogliono seguirlo, ma arrivano i servitori del Titano, il quartetto vocale più brutto dell'universo. Andiamo un po' avanti. I nostri eroi li conciano per le feste. Vedova Nera continua a cercare di convincere i leader mondiali a scendere in campo, mentre gli Avengers tornano sulla Terra per fermare Thanos, che sta per combinare un grosso guaio. Preparatevi a inchinarvi davanti a me. Ma Iron Man ha qualcosa da ridire. Che cosa? Iron Man e la sua ultima immensa invenzione. Guardate che splendore. E il bello è che risponde perfettamente ai comandi. Andiamo avanti. Thanos e Iron Man se ne danno di santa ragione. E mentre Tony piazza pochi colpi, Thanos fa schizzare fuori Tony dal suo robot con un bel colpo in testa. Ovviamente Iron Man sta bene, ma ha bisogno di fare una pausa. Popolo della... Anche Cap cerca di farsi valere. Non avrai mai il nostro mondo, Thanos. Ma Thanos è un osso durissimo. Ora che gli Avengers si sono presi una pausa, diciamo così, Thanos sta compiendo il giro della vittoria. Guardate che facce! Ha messo fine all'umanità? C'è un tizio che si inginocchia davanti a Thanos. Avete visto che cosa ha combinato? Io sono un Avenger! Adesso non esageriamo, però. Sì, anch'io sono un Avenger! Bel coraggio, ragazzi, ma così non ci arrivate all'età della pensione. Dai, scherzo! La gente fa fronte comune, si arma di coraggio e soprattutto dà ai veri Avengers il tempo di riprendersi. Ant-Man mette KO Thanos mentre tutti gli altri si risvegliano dal sonnellino, pronti a combattere. Intanto Vedova Nera chiacchiera con i leader mondiali e Thanos purtroppo torna a lottare, completamente ricaricato. Aspettate, quello che cos'è? Come? Oh, ho saltato un passaggio? Di sicuro. Torniamo un attimo indietro. Guarda, guarda, Vedova Nera non ha sprecato il fiato. Possiamo cadere da soli o affrontare tutto insieme come veri Avengers. Ehi, 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 ci stiamo montando un po' troppo la testa qui. Ma non voglio arrabbiarmi. Il mondo dà agli Avengers accesso alla rete elettrica e loro canalizzano l'energia attraverso i satelliti di Tony, formando un pallone gigantesco intorno al pianeta. E alla fine riescono a ridurre Thanos in briciole. Anche stavolta, la morale della storia è sempre la stessa. Anche se siamo forti come singoli, siamo ancora più forti quando ci uniamo, come Avengers.